vecchio assetto di potere della città, un comune con 42 milioni di euro di buco, così definito dal sindaco uscente allora che gli consegnò, diciamo così, le chiavi della città, salvo che poi non ha trovato le porte, resto per aprirle, però le chiavi le ha consegnate giustamente, e la prima cosa che ha fatto è stata quella di rimettere in sesto i conti della città di Agrigento, senza l'aiuto di nessuno, umiliandosi con tutte le forze politiche, andando sì ad umiliarsi, come è giusto che un sindaco faccia per il bene della sua città, con e senza essere orgoglioso, con tutti i potenti di turno che potessero dare un contributo al comune di Agrigento per il loro ruolo, la loro funzione. E questo gli fa onore. E questo gli fa onore, perché la loro funzione istituzionale è, anziché trovare sostegno e solidarietà, ha avuto porte sbattute in faccia, perché la controrichiesta è stata: ma tu con chi sei? Ma in quale partito vai? Ma quanti assessori ci dai? E quante consulenze ci fai? E il progettista chi è? E allora, guardate che io credo che di questo noi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi, e noi lo siamo. A noi, se tu sei andato da tanti amici che hanno avuto responsabilità di governo, che oggi ce l'hanno, che ci auguriamo per loro che ce le avranno anche in futuro, di destra, di centro, di sinistra, autonomisti, presunti autonomisti, colombe, falchi, tutta la fauna, la flora e la fauna che volete di questo mondo, e che per questo ti sia stata data dagli stessi una patente di inaffidabilità. Dal tuo punto di vista, visto che siamo ad Agrigento e la patente è una delle opere più belle di Mirandello, è una patente di dignità e di moralità politica e amministrativa, perché tu, da sindaco eletto dai cittadini, non ti sei vergognato di andare a chiedere, anche a costo di sottometterti per il bene della tua città. Chi non ti ha dato una mano, chi ha tentato di tagliarti le gambe, chi ti ha sabotato in tutti questi anni, chi ti ha offeso e insultato in tutti questi anni, costoro devono vergognarsi. Bravo. Perché per fare il dispetto alla moglie, si sono fatti male da soli. Si sono fatti male da soli e soprattutto, purtroppo, hanno fatto male alla città di Agrigento, che non merita questo trattamento da chi in questa città, non l'UDC, ma chi in questa città ha avuto tanti, tanti voti. Bravo. Per cambiare questa città e questo paese. Siccome gli elettori non sono scemi, e poi quelli di Agrigento sono meglio degli altri, che sono più furbi degli altri, tutto questo la gente non lo dimentica, e voi dovete ricordarglielo quotidianamente. Due considerazioni brevissime e concludo. La prima: stamattina il presidente Lombardo ha dichiarato, cito testualmente, molto complicato stare nel partito di Casini. La domanda sorge spontanea: ma chi lo vuole? Sarebbe facile liquidare con una battuta, diciamo, una questione che invece è molto più seria. Ieri, nel corso dell'incontro che abbiamo fatto a Roma della Costituente di Centro, il segretario politico del nostro partito, l'onorevole Cesa, il nostro leader, l'onorevole Casini, insieme a tutti noi hanno deciso di azzerare il gruppo dirigente nazionale del partito. Dice: a che serve? Serve perché si avvia una fase costituente di un soggetto politico più grande, che veda confluire insieme tutti coloro i quali pensano che l'Italia, dopo l'esperienza del governo Monti,
debba essere governata meglio di come non l'abbia governata, non l'abbiano governata Prodi e Berlusconi nell'ultimo ventennio, consegnandolo allo sfascio economico. Noi siamo consapevoli che l'UDC è un partito importante che in questi anni ha tenuto la bandiera della coerenza, della lealtà, della chiarezza, della trasparenza, e su questo altare ha pagato prezzi anche alle ultime elezioni politiche in cui, andando da solo, ha dimezzato il proprio gruppo parlamentare. Ma siamo assolutamente consapevoli del fatto che da soli non possiamo farcela. E allora un partito o una classe dirigente responsabile, se non è affetta da delirio di onnipotenza come tutte quelle che ci hanno preceduto e ci hanno portato dove siamo, e credo che gli amici che sono intervenuti prima, candidati, hanno dato uno spaccato reale di ciò che sta avvenendo nella società, quindi non ripeto perché condivido purtroppo quello che hanno detto, se noi non siamo affetti da delirio di onnipotenza e siamo gente responsabile, dobbiamo dire la verità. Noi siamo un pezzo importante della politica italiana, ma non siamo da soli sufficienti a reggere il peso del governo di un paese che ha tanti problemi e che ha bisogno di una nuova classe dirigente.